Medicina interna, la cura del paziente dalla A alla Z. Con noi abbiamo il direttore dell'unità operativa di medicina interna dell'ospedale San Donato di Arezzo, il dottor Gino Parca. Allora, io ho proprio esordito con questo titolo perché a marzo sulla Nazione è uscito un articolo con questo titolo e c'è tutto praticamente, o quasi una parte del reparto appunto di medicina interna, no? Dei suoi colleghi. Allora, che cosa volete comunicare? Esattamente così. Beh, io devo dire innanzitutto che mi fa molto piacere, oltre che di essere qui con lei, con i suoi telespettatori, anche proprio di essere venuto per parlare del mio reparto, della medicina interna dell'ospedale San Donato. E questo titolo che appunto un paio di mesi fa fece un giornalista dopo una chiacchierata che facemmo insieme su cui fu scritto questo articolo, mi è sembrato particolarmente appropriato, particolarmente indovinato per descrivere un po' la nostra attività, quello che potremmo dire oggi la nostra mission, no? Certo. Come si usa dire. E, infatti noi con un reparto di 30 posti letto con un'attività dei hospital e dei service, cioè servizi. Il giornalista si chiama Sergio Rossi, ecco, così sì, l'abbiamo citato, sì, bene, perché i colleghi e vanno ha fatto questo titolo veramente molto lavoro, molto azzeccato, a mio modo di vedere. Dicevo, siamo un reparto di 30 posti letto, attività ambulatoriali complesse con dei hospital e dei service, 1.400-1.500 ricoveri all'anno, quindi diciamo la struttura operativa più grande dell'ospedale San Donato. E ci rivolgiamo ad un'ampia gamma di malattie. Cioè qualcuno si potrebbe chiedere perché è il reparto più grande? Esatto. Beh, diciamo che appunto è molto ampio lo spettro di malattie e di malati che noi andiamo a trattare, soprattutto direi il target è rappresentato da pazienti con malattie cronico-degenerative, che sono quelle che già ora e ancora di più in futuro la faranno un po' da padrone. Visto che la media, voglio dire, dell'età si sta allungando. Sono di quelle passo. Malattie della circolazione, del cuore, del respiro, osteoarticolari, del metabolismo come il diabete, ma anche i tumori, che praticamente quando sono arrivate tu in qualche modo ci devi convivere, certo, ti dovrai portare avanti, con una parentesi a volte ospedaliera in occasione di riacutizzazioni, ma anche con necessità di cure oltre a questo. E allora in questo senso la medicina interna ha sviluppato un'attenzione e un'esperienza particolare proprio nella gestione di questi pazienti fragili, come diciamo noi. Non a caso il sottotitolo è il reparto del dialogo. Sì, e anche questo infatti è un altro aspetto molto molto importante nell'approccio al paziente fragile, che è un paziente molto spesso anziano, e quindi con il peso degli anni, ma anche magari con una fragilità della rete familiare e sociale. È un paziente che ha molte patologie insieme, da noi non viene solo la persona che ha insufficienza renale, la fibrillazione atriale, il diabete o il tumore, ma magari ha tutte queste messe insieme. Certo. E proprio per questo necessita di un percorso diagnostico e terapeutico molto complesso, molto articolato. Che poi fa parte di quei servizi che sono di deontologia professionale, no? Anche questo dovrebbe essere. Sì, noi, ecco, la specificità e la forza della medicina interna, ma che poi dobbiamo riportare chiaramente anche in tutte le altre realtà, è proprio quella di riuscire a guardare le cose nell'insieme, cioè di non spezzettare il malato in organi, in apparati, e riusciamo a far questo per un approccio anche formativo, culturale, ma anche grazie a una forte integrazione, sinergia che abbiamo con gli altri reparti, con le altre discipline, direi con tutte, ma penso ad esempio a quanto sia continua e intensa la nostra collaborazione con la nutrizione clinica, certo, il San Donato, il reparto del dottor Ceccherini, ma anche con la riabilitazione, con l'oncologia stessa, perché i pazienti tumorali, se hanno bisogno di ricovero, appunto vengono nel nostro reparto. E oltre a questo, quindi visione d'insieme, integrazione con gli altri, è molto importante anche il fatto di dover ragionare in un'ottica di continuità assistenziale. Certo. Cioè è importante che i nostri pazienti, anche una volta finita la parentesi ospedaliera, possono avere tutta una serie di cure a domicilio sul territorio, e per questo c'è un'altra integrazione molto forte che abbiamo con l'agenzia, quella che chiamiamo ACOT, l'agenzia della continuità ospedale-territorio. Ecco. Quindi cercare di capire con pazienti, parenti, medici di famiglia quali saranno le esigenze una volta usciti dall'ospedale. E questo è anche è un approccio comunicativo diverso, mi viene da pensare, esatto, no? Perché allora, è un'accoglienza diversa. È il fatto che
perché è molto bello anche il sottotitolo che è stato scelto in questo articolo, il reparto del dialogo. Che cosa vuol dire? Che noi riusciamo a realizzare quello che fin qui abbiamo detto proprio in virtù di un'attenzione particolare che diamo al momento del confronto, del dialogo, dell'informazione, della comunicazione. All'ingresso del nostro reparto, nella carta dei servizi, no? che proponiamo ai nostri pazienti, c'è proprio scritto che ci sono degli spazi appositi per questi momenti di comunicazione. Io stesso tutti i giorni, salvo che ci siano impegni istituzionali, che poi certo. spesso ci sono, se no tutti i giorni da mezzogiorno alle 2, quindi 2 ore, li dedico proprio a questo incontro con i pazienti e con i familiari. Sì. Perché poi ci sono anche pazienti che sono anche in casa di cura, mi viene da pensare. Sì, no? assolutamente, che hanno bisogno di qualcuno che interloquisce per loro. Ed è una cosa, questa devo dire, anche pesante, insomma, 2 ore al giorno dover fare questo, ma al di là del fatto che è anche di grande soddisfazione, ritengo che veramente possa essere come dire, un fattore cardine per è una cura oltre, la chiamerei una cura oltre la medicina classica, no? La pasticca, eccetera, questa metodologia di approccio con il paziente. E diventa un fattore fondamentale per garantire una buona accoglienza, per costruire un percorso di cura che, come ho detto, non può finire nella fase ospedaliera, e alla fine quindi è un fattore fondamentale per avere erogato una cura efficace a dei pazienti che sono così fragili, così bisognosi. Quindi è anche, presumo, anche con il medico di base che ci sia una continuità. Certamente, poi il medico di base sarà quello che riprenderà, no? tutto quello che noi abbiamo fatto in ospedale sul territorio, e allora è assolutamente importante che questo avvenga in maniera continua. Direbbero gli autori anglosassoni, dicono la seamless care, una cura senza strappi, senza interruzioni, senza ricuciture. C'è sempre stato comunque all'interno, cioè qui lo decodifichiamo, si sta migliorando ancora sempre, però c'è sempre stata questa tipologia di servizi, no dottore? Credo assolutamente sì, se uno vuol fare una buona medicina, medici, ecco. infermieri, assolutamente devono avere nelle loro corde anche questa attenzione al confronto, al dialogo. Allora, io lo ringrazio, ve lo ripresento, il dottor Gino Parca, che è il direttore dell'unità operativa medicina interna ospedale San Donato di Arezzo, e medicina interna, la cura del paziente dalla A alla Z.